Sindaco Valentino, una grande soddisfazione per Bivongia avere Carmine Abate qui. Sì, è una grande soddisfazione per quello che rappresenta. Noi questo Natale abbiamo voluto suddividerlo in varie tematiche, la cultura con la C maiuscola, le attività ludiche, quindi le feste e la solidarietà. Ieri siamo stati insieme ai consiglieri comunali presso la casa albergo, vantiere abbiamo fatto una conferenza con le scuole sulla legalità, andremo anche a fare visita agli ammalati, quelli più gravi almeno, e poi avremo una serie di manifestazioni durante tutto l'arco del Natale. Questa è la nostra filosofia, coniugare divertimento ma anche riflessione, perché la cultura è riflessione, la cultura è crescita. Naturalmente è un onore per noi avere l'autore del Premio Campiello. Questo lo ha voluto l'amministrazione, lo ha voluto soprattutto la consigliera Maria Antonietta Zurzolo, che su questo ha speso gran parte del suo tempo e del suo impegno. Grazie a lei stasera abbiamo l'onore di ospitare un autore così importante. Continueremo su questa strada con altri autori di fama, sperando che questo possa servire a farci riflettere sui mali che affliggono questa terra.